Buonasera ragazzi, allora ultimo capitolo, ultimo video per quanto riguarda la minore armonica e vado subito al dunque e vi voglio mostrare due o tre situazioni, diciamo, successioni armoniche sulle quali possiamo divertirci, sperimentare appunto l'utilizzo di questa scala, di questo colore particolare che ha. Ovviamente questa scala si può usare un po' in tutti i generi, ovviamente come dico sempre, ci sono dei generi, dei contesti musicali in cui si adatta di più, in altri meno, ma quello che conta alla fine è il nostro orecchio, il nostro gusto e soprattutto ciò che vogliamo trasmettere con la musica. Quindi, fatta questa premessa, vado subito al dunque, voglio mostrare innanzitutto due successioni armoniche molto comuni. Vediamo La minore. La minore, Sol maggiore, Fa maggiore. Allora, ovviamente la tonica, l'accordo di tonica è La minore, la tonalità è La minore. Si sente che c'è bisogno di risolvere qui, detta molto brevemente. Se andiamo a vedere gli accordi, scopriamo che se noi avessimo utilizzato gli accordi, esclusivamente gli accordi dell'armonizzazione della scala minore, che abbiamo visto qualche lezione fa, avremmo dovuto utilizzare La minore, ok? Sol maggiore, ok? Fa maggiore, va bene? E Mi minore. Ci piace tanto e questo è il classico, diciamo, rubarsi, diciamo così, gli accordi a vicenda tra le varie tonalità minori. In questo caso, appunto, si sente la necessità di un accordo che mi rimandi alla minore e non c'è accordo migliore che l'accordo costruito sul quinto grado maggiore o comunque di settima. Maggiore, settima minore. La scala minore naturale non ce l'ha, quindi lo prende in prestito dalla minore armonica, in questo caso. Quindi il nostro giro diventa perfetto. La minore, Sol, Fa, Mi settima. Quindi in questo giro di accordi si potrebbe utilizzare la scala minore armonica sul primo accordo, che è La minore, quindi ci sono quello che più mi piace. Sul secondo, o La minore naturale, perché ovviamente è Sol, quindi non posso suonare La minore armonica, cioè, quantomeno non è la mia prima scelta, perché avrei il Sol diesis che cozza leggermente con l'accordo di Sol. Poi Fa maggiore e Mi. Ci posso suonare appunto la scala minore armonica di là. Provatela con un loop, con una base, con l'applicazione che vi ho detto, con quello che vi pare. E l'altro esempio che vi voglio fare, rimaniamo per ora in la minore. Allora, La minore settima, Si semi diminuito, Mi settima. Cosa è successo qui? Allora, io ancora una volta tonalità di La minore, quindi La minore settima sul primo accordo. Terzo accordo, ancora una volta Mi settima, che
che è chiaramente l'accordo della minore armonica. Quindi anche in questo tipo di successione armonica posso utilizzare la scala minore sul primo accordo, minore naturale, tanto quanto la scala dorica, la pentatonica minore o le note dell'arpeggio. Sul secondo e terzo accordo posso suonare tranquillamente la minore armonica, sempre di là. Anche in questo caso, diciamo che più o meno questa è la cadenza 2-5-1 minore, ho solo invertito gli accordi. 2-5-1 minore di là sarebbe appunto il primo accordo Si semidiminuito, Mi settima o Mi settima bemolle nona. La minore o settima, o si può trovare la minore maggiore seme, o semplicemente la minore. Anche qui potete fare un loop, oppure trovare una delle miliardi di backing track ci sono su internet, o costruirvela, crearvela da soli. Quindi in questo caso uno stile un po' o swing o Latin si presta bene, e provarci questa scala. L'ultimo e più bello consiglio e trucchettino di oggi è sulla seguente successione di accordi, che non ho di certo, ahimè, inventato io, ma che vi propongo. Facciamo il Mi perché là ci ha un po' stufato. Allora, seguitemi con calma, attentamente, ma tanto poi trovate il PDF con scritto tutto. Quindi, primo accordo, Mi maggiore a triade. Secondo accordo, Mi major 7, quindi si rimane in Mi. Terzo accordo Mi sesta, quindi col Do diesis. Quarto accordo Mi a triade. Quindi questi quattro accordi, tutti maggiori, cambiano poche note tra di loro. Poi vado in minore, sempre di Mi, quindi sentite come sono pazzo. Mi minore, major 7, questo già vi dovrebbe far accendere una lampadina. Minore armonica è il suo accordo proprio. Poi Mi minore sesta, Mi minore a triade, e all'ultimo accordo un bel Mi diminuito o Mi diminuito settima, Si bemolle. Allora, se io qualche anno fa mi fossi trovato davanti questi 7-8 accordi diversi, non avrei saputo a che parte rifarmi per improvvisarci qualcosa. Andiamo a vedere. Allora, sul Mi maggiore, io potrei utilizzare la triade di Mi, la scala maggiore di Mi, la pentatonica maggiore di Mi, che poi vedremo, insomma tutto quello che abbiamo visto finora. Mi maggiore 7 identico, prendo la quadriade di Mi maggiore, va benissimo la scala maggiore, va benissimo la triade, va benissimo la pentatonica. Mi sesta uguale, quindi pentatonica oppure arpeggio di Mi sesta, oppure la scala maggiore va benissimo, e Mi sulla quarta battuta uguale al primo, quindi idem.
Andiamo a vedere però in minore cosa succede. In minore major 7 la minore armonica va benissimo perché è il suo, quindi volendo la minore melodica, ma non l'abbiamo ancora vista, per ora lasciamola da parte. Mi minore sesta si può suonare la triade minore, la pentatonica minore, la scala dorica, che è la sesta maggiore, e volendo la minore melodica, ma per ora abbiamo detto di lasciarla bene. Mi minore a triade, triade mi minore, scala minore naturale. Scala minore armonica, perché non è indicata settima, quindi ci sono quello che voglio, e così via. Il Mi diminuito è un bel casino. Posso utilizzare l'arpeggio diminuito, diminuito settima, quindi la triade diminuito, l'arpeggio diminuito settima, oppure quella scala che avevamo intravisto, super gloria diminuita, però se ci fate caso su 8 accordi, diciamo più o meno 5-6 scale, diventa davvero complicato in così poco spazio, diciamo, temporale di battute proprio, sono troppe scale. Quindi c'è un trucchettino che voglio farvi notare. Se vi ricordate la lezione scorsa, 2 lezioni scorse, vi avevo detto di fare attenzione a quando si armonizza la scala minore armonica alla scala che si genera, quindi sul primo grado, ovviamente, che è la minore armonica, sul quinto, il frigio maggiore o frigio dominante, vi avevo detto anche il sesto, che era il famoso lidio aumentato, lidio non aumentata, lidio seconda aumentata. Andiamo a vedere questa scala. Allora, abbiamo il Mi, poi abbiamo la nona, la seconda aumentata, quindi Fa doppio diesis sarebbe, che Fa diesis alla nona maggiore, Fa doppio diesis alla nona aumentata, poi il Sol diesis, la terza maggiore, La diesis, che è la quarta aumentata, il Si naturale, che è la quinta giusta, Do diesis, la sesta maggiore, e Re diesis, la settima maggiore. Allora, se io considero queste note che vi ho detto, quindi Fa doppio diesis, lo considero come Sol naturale, quindi come suol dire, lo penso in modo enarmonico, perché sono la stessa nota con un nome diverso. Quindi abbiamo sia la terza minore che la terza maggiore, Sol e Sol diesis. La quarta aumentata la posso pensare come quinta bemolle, la stessa cosa, quindi La diesis lo penso come Si bemolle, e la mia sesta maggiore, quindi Do diesis, la penso come al Re bemolle, quindi alla settima. Può essere una settima diminuita. Questo cosa mi consente? Mi consente di utilizzare in realtà un'unica scala, più o meno, su tutti gli accordi, sicuramente quelli minori, ma anche volendo quelli maggiori. Vi spiego perché. Perché se io iniziamo allora da quelli minori, se sul Mi minore major 7 ci sono la scala lidia aumentata di Mi, mi sta bene perché le note dell'accordo sono Mi, Sol naturale, Si e Re diesis che io ho con questa scala, perché abbiamo detto che il Fa doppio diesis lo possiamo considerare Sol naturale, quindi va bene. Il Mi minore sesta ha il Sol, il Si e il Do diesis, quindi abbiamo visto che va bene.
che le abbiamo tutte queste note. Il Mi minore naturale, cioè il Mi minore a triade, va bene anche questo. Mi, Sol, Si. E il Mi diminuito o Mi diminuito settima va bene anche questo, perché se io considero Mi diminuito settima avrebbe Mi, Sol, Si bemolle, Re bemolle, settima diminuita. Abbiamo detto che Mi ce l'ho, Sol ce l'ho se lo considero, appunto il Fa diesis lo considero, il Fa doppio diesis lo considero Sol. Si bemolle stesso con la diesis, quindi c'ho anche quello. E Re bemolle uguale, Do diesis lo considero Re bemolle e ho anche questo, quindi tutti i quattro accordi minori sono a posto. Su Mi, il Mi maggior 7, Mi sesta e Mi, se io faccio attenzione al Sol naturale e ci vado un po' coi piedi, diciamo, senza pestarlo troppo, posso suonarci ancora su tutti questi quattro accordi la scala di Mi, Lidia, seconda aumentata. Andiamo a sentire, andiamo a fare un loop con questi accordi. Adesso vado ad aggiungere una tonica che è sempre Mi, altrimenti gli accordi venivano troppo pesanti. Questa è la mia loop. Vedere che succede se suono questa scala. Che non sempre può essere gradito l'utilizzo di questa scala, ma insomma è una possibilità in più anche in un contesto così, diciamo, leggero. Sicuramente potete sperimentare anche in altri contesti musicali e ovviamente è fondamentale analizzare i brani che sono stati pensati in questa scala. Basta pensare anche a il grande Pastorius quando ha analizzato le fantasie cromatiche di Bach. Appunto, se ascoltate subito le prime frasi, vi rendete conto benissimo che viene utilizzata la scala minore armonica e la scala minore naturale, appunto, in discesa, diciamo. Quindi, prossimo modulo, prossimo capitolo, vediamo la minore melodica e per qualsiasi dubbio, che questo argomento ovviamente non è proprio semplice da acchiappare, scrivetemi e poi ci vediamo al prossimo video.